Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi voglio rispondere a una domanda che mi avete fatto in tantissimi appassionati di Bluetti e Company, perché ovviamente non esistono solo i Bluetti. Ragazzi, stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di questi, generatore portatile solare. Ragazzi, allora, posso ricaricare con una pala eolica, ok, il mio Bluetti? Posso portarmi in montagna i Bluetti e cablargli anche una pala eolica per poter effettuare la ricarica delle batterie LiFePO4 che ci sono al loro interno? Sì, ragazzi, e ti spiego anche cosa ti serve e come puoi fare. Allora, qui sotto io sono nel mio magazzino, ragazzi, dove ho tutto. Guarda, questo è un generatore eolico, ok? Questo, ruotando col vento, ti genera energia elettrica. Questa è una centralina di controllo di uscita. Bene, cosa serve per poter ricaricare il Bluetti con il generatore eolico, la turbina eolica? E quale turbina può andar bene? Intanto, sotto in descrizione, ragazzi, vi lascio dei link a delle turbine, ok, con l'elettronica, con i vari regolatori, perché serviranno delle schede di regolazione tipo questa. Eccola qui. Questa, ragazzi, è una scheda di regolazione in corrente continua, ok? Questa ti permetterà di mandare al Bluetti, o meglio a tutti i generatori portatili, ok, una tensione sempre costante e che non superi una soglia massima. Come sappiamo, il Bluetti di serie può montare vari pannelli solari. Ci sono quelli più piccoli, ci sono anche quelli più grandi. Quelli più grandi arrivano anche a 40, 42, 43 a vuoto volt, ok? Poi ovviamente scendono un pochino, perfetto. Tenendo in considerazione questo, potremmo utilizzare delle pale eoliche sia da 24 volt che da 48 volt. In entrambi i casi, però, ragazzi, è sempre bene utilizzare la scheda che ti ho mostrato in precedenza. Bene, noi colleghiamo qui su questi affarini la nostra uscita del controller pala eolica. Bene, da qui regoliamo sia voltaggio che amperaggio massimo che vogliamo far arrivare alla nostra batteria del Bluetti. Ragazzi, per quanto riguarda la connessione, possiamo utilizzare, volendo, anche i cavi con i connettori originali che la Bluetti o tutti comunque questi dispositivi hanno in dotazione, o eventualmente vi lascio sotto i link anche gli MC4, i cavi per i pannelli solari. Possiamo utilizzare anche quelli. Prendiamo due spezzoncini, li cabliamo direttamente positivo, negativo, rosso, nero col Bluetti, e da lì connessa con la nostra scheda di stabilizzazione, ok? Perfetto. Fatto questo, cosa dobbiamo fare? Mettere la pala eolica fuori, all'aperto, e aspettare che arrivi il vento. Perciò, come ho detto, serve uno di questo. Questo è un DC-DC converter che ci renderà stabile, ok, e sicura la tensione di uscita che entrerà nel nostro dispositivo da ricaricare. Poi servirà la pala eolica con il relativo generatore. Ti faccio vedere questo. Questo, ragazzi, è un 12 volt 600 watt. Questo, utilizzarlo col Bluetti, ragazzi, potremmo anche valutare di utilizzarlo, però valutando le soglie di alimentazione, le soglie di ricarica, dico, potremmo anche farlo, però è meglio utilizzare qualcosa in più come voltaggio, così abbassare gli amperaggi.
Lo sapete sicuramente anche meglio di me che tutti questi dispositivi portatili possono essere ricaricati anche a 12 volt, perché appunto le loro batterie interne sono delle LiFe più 4 12 volt. Però ragazzi, comunque, se volete utilizzare un generatore eolico da 12 volt, potete anche farlo. Io personalmente, per esperienza, punterei però più su un 24 volt, che già ci stiamo, o anche un 48 volt. Però ragazzi, occhio, il 48 volt va oltre i 40 sicuri volt di uscita. Ragazzi, questo è il mio bunker dove nascono tanti progetti interessanti. Questo è il reparto batterie litio. Qui in questa postazione mi ricarico tutte le batterie di tutti i miei elettroutensili. Ho unificato tutte le batterie per poterlo utilizzare su tutti i miei elettroutensili e non solo, e gli attrezzi per il giardinaggio. Qui, ragazzi, è in costruzione la struttura per il mio impianto solare fotovoltaico. Qui ho la stampante 3D. Qui invece ho il reparto saldatura per le celle litio, lì sotto c'è la CNC, il webasto cinesone che mi tiene al caldo tutto il laboratorio. Qui ragazzi invece ho la paretina veloce, eccola qui, la paretina dove faccio i video. Qui invece entriamo nella zona video, l'ufficio vero e proprio, ragazzi. Ho il green screen alle mie spalle e poi qui ho il mio bellissimo pannello solare fotovoltaico con la mia lavagnetta. Ragazzi, se non eravate già iscritti al canale, fatelo immediatamente. Vi aspetto tutti numerosi. Se volete qualche altro consiglio, qualche altro video sulla tematica bluetti, connessioni, scrivetelo sotto. Io sono qui a vostra completa disposizione. Tanti like, mi raccomando, se vuoi abbonati, supportami e in più guarda su YouTube, hanno messo un nuovo pallino piccolino, quel tastino ragazzi serve per fare le vostre donazioni, ok? Se volete fare una donazione per supportare il creator, basta cliccare lì, scorrere in base a quanti euro volete donare per quel video. Diciamo che è una donazione per ringraziamento, così lo chiama YouTube. Ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, voi che avete il Bluetti, non sbagliate perché potreste anche bruciare tutto. Mi raccomando, usate i fusibili, sempre i fusibili in uscita del DC-DC converter, montato un bel fusibile di protezione eventuali cortocircuiti, lui proteggerà tutto ciò che c'è a valle. Ciao belli, e al prossimo video da Fox e dal bunker di Fox. Ragazzi, è tutto un po' incasinato, ma tanti lavori in corso e ne vedremo delle belle più avanti. Ciao ragazzi!